Un minuto di storia con Padre Pio in questo luogo, che è il convento dei frati minori cappuccini di Sant'Anna. Questo luogo accolse Padre Pio nel 1916. Chissà quante volte avrà percorso queste scale il nostro Padre Pio in quei mesi che lo videro in questo convento. Oggi vogliamo raccontarvi un episodio, ma vogliamo tornare su un episodio, perché già il 31 marzo vi abbiamo raccontato quello che accadde sotto il convento a San Giovanni Rotondo. I sangiovannesi ebbero questa notizia che Padre Pio doveva essere trasferito da un momento all'altro, circondarono il convento, cercarono di fare delle postazioni e purtroppo ne fece le spese un povero frate minore, che dovette scappare di notte dal convento perché venne individuato come quel frate che doveva portar via Padre Pio. Ecco, che cosa accadde? Ci fu una sorta di esposto, una sorta di lagnanza alle autorità competenti del padre guardiano della fraternità, padre Paolino. Siamo quindi al 6 di aprile del 1931 e padre Paolino scrive dettagliatamente che l'ostile dimostrazione da parte di malintenzionati avvenuta in quei giorni contro il nostro convento, con lancio di sassi alle finestre, forzatura della porta d'ingresso, la violazione del domicilio, sicuro che queste autorità vogliono prendere dei seri provvedimenti, scrive padre Paolino, e che simili atti vandalici non si ripetano mai più, e garantire così l'incolumità personale della famiglia religiosa e anche degli eventuali ospiti che sono in convento. E qui chiaramente il riferimento era proprio per il padre Francesco Eugenio Tignola, che si trovò in mezzo a questa situazione e dovette poi scappar via. Di qui poi il ministro provinciale andò a comunicare al ministro generale che almeno in quel periodo non ci dovevano essere degli ospiti nel convento, proprio per evitare di infondere nei cittadini di San Giovanni Rotondo, ecco, questa idea che i forestieri portassero via Padre Pio. E allora hanno subito comunicato al loro ministro generale che almeno per quel periodo nessuno doveva andare a trovare Padre Pio, sia per l'incolumità dei frati e sia per la stessa incolumità di coloro che si avvicinavano in questo periodo storico al convento.